Sophie, la contessa di Wessex ha avuto un paio di avventure e relazioni amorose, tra cui con un maestro di sci australiano, prima di sposare il principe Edoardo. Secondo il defunto giornalista e autore reale Garth Gibbs, si dice spesso che Sophie, che oggi festeggia il suo 57esimo compleanno, sia uno dei membri più stretti della famiglia della regina. L'affidabile reale è sposata con il figlio più giovane di Sua Maestà, Edward, il conte di Wessex, da più di 20 anni. Sebbene i Wessex abbiano commesso alcuni errori durante la loro giovinezza, come lo speciale televisivo per beneficenza It's a Royal Knockout del principe, da allora si sono guadagnati la reputazione di coppia reale affidabile. Sophie ed Edward, che si sono sposati nel 1999, hanno due figli insieme, James, il visconte Severn, 14 anni, e Lady Louise Windsor, 18. La coppia è stata presentata per la prima volta da un amico comune nel 1987, ma ha iniziato a frequentarsi solo nel 1993. Tuttavia, prima di sposarsi con il figlio della regina, Sophie ha avuto un paio di avventure e storie d'amore mentre viaggiava per il mondo. Una relazione è nata dopo che la contessa ha lavorato come rappresentante per l'azienda di sci Bladon Lines nella località svizzera di Crans Montana. Durante i suoi 4 mesi sulle piste, Sophie è rimasta incantata da un maestro di sci australiano. Le piaceva così tanto l'uomo misterioso che lo seguì nel suo paese d'origine, dove visse e lavorò per un anno. Mentre era in Australia, Sophie aveva un lavoro come corriere e si interessò anche alle immersioni in acque profonde. Tuttavia, dopo che le cose con il suo fidanzato non hanno funzionato, è tornata a Londra nel 1991. E in seguito ha iniziato a lavorare in PR. La relazione di Sophie con il maestro di sci è stata descritta come la più seria delle sue relazioni prima di Edward dal defunto giornalista Garth Gibbs in un documentario di Ritorno al passato. Il signor Gibbs ha co-scritto il libro Il bacio di Sophie, la vera storia d'amore del principe Edward e Sophie Rhys-Jones.